Siamo a un momento di svolta per quanto riguarda le politiche della montagna, perché da un lato il decreto sulla spending review ha introdotto il concetto dell'unione dei comuni montani, e quindi i comuni si dovranno riorganizzare sapendo che dovranno gestire insieme una serie di funzioni che sono state definite dalla legge, e dall'altro le politiche della montagna stanno conoscendo la fine di fatto della vecchia finanza derivata e la nascita di un nuovo meccanismo legato alla programmazione europea, che metterà a disposizione risorse legate alla green economy in funzione della capacità di spendere da parte degli enti. Diventa quindi fondamentale per i comuni la loro capacità da un lato di programmazione e dall'altro di gestione insieme, unitamente ad un altro aspetto, il tema dell'acqua e delle risorse dei beni comuni, che diventerà assolutamente fondamentale per i prossimi anni. Credo che un territorio come l'Ossola si può dare un futuro se si concepisce in maniera unitaria attraverso la gestione della risorsa idrica, e quindi mettendo insieme i 38 comuni dell'Ossola, perché acqua significa energia, significa agricoltura, significa cibo, significa dissesto idrogeologico, e tutto questo necessita la capacità di lavorare insieme.